Buon pomeriggio, benvenute e benvenuti alla prima edizione del TG6. In apertura la cronaca giudiziaria, torniamo a occuparci della vicenda dell'hotel Rigopiano. Sarà il tribunale del riesame a decidere sulla richiesta di annullamento del sequestro conservativo degli stipendi per quanto riguarda l'ex prefetto di Pescara, Francesco Provolo, e dei dirigenti regionali Sabatino Belmaggio e Carlo Visca. La decisione dovrebbe arrivare prima di fine anno. Stefano Recanati. È durata circa un'ora. Di fronte al giudice del riesame Maria Michela Di Fine, la richiesta, avanzata dai legali di Francesco Provolo, Carlo Visca e Mauro Sabatino Belmaggio, di annullamento del provvedimento di sequestro conservativo degli stipendi. La misura era stata emessa il 30 ottobre scorso dal giudice per l'udienza preliminare Gianluca Sarandrea su richiesta dell'avvocato Romolo Rebua, che nel processo Rigopiano rappresenta alcune parti civile costituite. Noi abbiamo chiesto degli emolumenti stipendiali. Ci sono da parte delle difese avversarie che sostengono che, essendo un imputato nel frattempo andato in pensione, il provvedimento che il giudice ha inteso e interpretato come stipendi e pensioni sarebbe viziato perché sarebbe stato di ultra petizione perché il collega avversario ha dichiarato lui che era stato in pensione e a me pareva che avessimo pure in aula detto che allora anche alle pensioni. Però questo è il tema. Se gli avvocati dell'ex prefetto di Pescara Francesco Provolo hanno espresso alla dottoressa Di Fine la loro contrarietà al provvedimento, visto che il GUP avrebbe dovuto mettere sotto sequestro esclusivamente la quota del quinto degli stipendi maturati e non di quelli successivi, l'avvocato Galassi, legale dell'ex dirigente regionale Carlo Visca, ha tenuto a precisare come nella richiesta delle parti civili si parla esclusivamente di stipendio e non di pensione, dunque non attuabile. Il ricorso per sequestro è molto puntuale. È stato richiesto sugli stipendi. Il mio assistito, il signor Visca, invece, non percepisce uno stipendio, ma è in pensione, quindi ha un assegno pensionistico e come tale noi riteniamo che la forma non sia anche sostanza e quindi non sia, diciamo così, mutuabile o modificabile con un ampliamento di un'ordinanza sulla base di quello che non è stato richiesto. Il Collegio ha fatto decorrere i termini per la decisione da oggi e quindi si è preso un ulteriore tempo per poter decidere. E beh, penso che fra una cosa e l'altra uscirà fra una trentina di giorni, secondo me sarà il provvedimento di fine anno. Venerdì il processo Rigopiano tornerà in aula. Nell'udienza, con molta probabilità, si procederà con l'affidamento dell'incarico ad un perito per la trascrizione delle intercettazioni telefoniche riguardanti il filone del depistaggio, per poi iniziare a discutere, a questo punto nel 2021, delle eventuali richieste di rito alternativo. Resta però da definire la questione sicurezza. Alcuni avvocati hanno posto il problema riguardo il rischio alto di contagio, ma fino ad oggi nessuna nuova nota al riguardo è stata inviata dal presidente del Tribunale. Tribunale di Pescara. Secondo il rapporto Censis 2020 aumentano in modo esponenziale la paura e l'ansia. Il periodo natalizio sotto restrizioni rischia di aggravare ancora di più questa situazione, il servizio. Il peggior anno di sempre, così è definito il 2020 nell'ultima copertina del Times. Il Covid infatti ha provocato un'inedita crisi mondiale a livello sanitario, economico e sociale. Ciò inevitabilmente ha comportato un aumento esponenziale di disagi quali paura, ansia e depressione, un importante campanello d'allarme riguardo la salute della nostra società. Secondo il rapporto annuale Censis, tre italiani su quattro indicano nella paura dell'ignoto e nell'ansia conseguente il sentimento prevalente in famiglia e l'Abruzzo non sfugge ai disagi psichici, ma è in linea con la media nazionale. Il dato è abbastanza in linea con quanto succede non solo in Abruzzo, ma anche in Europa. E in effetti si è riscontrato un aumento delle sofferenze della sfera emotivo-affettiva nelle persone sottoposte non solo al lockdown, a zona rossa, ma anche al lockdown e ovviamente per le conseguenze anche della pandemia che in alcune aree ha colpito le popolazioni in modo molto pesante. A fine anno la regione pubblicherà i dati delle farmacie riguardo il consumo di psicofarmaci e potremo così accertare se sia realmente aumentato, così come si teme, l'utilizzo di queste sostanze. Intanto nella nostra regione sappiamo che non è aumentata la pressione sui centri di igiene mentale, ma è anzi diminuita. E questo non perché siano diminuite le necessità di assistenza o le richieste di aiuto, ma perché
che la medicina extra Covid in questo periodo è passata in secondo piano. Per quello che riguarda i servizi, io ricordo che ci sono ancora delle normative che ci impongono una riduzione delle prestazioni legate al fatto di evitare assembramenti ed evitare rischi sia per gli operatori che per la popolazione. E abbiamo fatto un grande uso di telemedicina e di prestazioni telefoniche, nonché abbiamo tanto personale ancora in smart working. I mezzi tecnologici però difficilmente riescono a sopperire ai rapporti umani faccia a faccia. Si avvicinano le feste e a causa delle restrizioni si presume che molti passeranno il Natale in solitudine o quasi. Il passare il Natale da soli, non poter rivedere i propri cari è un problema di grande interesse pubblico, di sanità pubblica, ed è anche un problema di tipo antropologico, considerando che l'Abruzzo è una regione ad altissima emigrazione, quindi si privano molte persone anziane, e la popolazione abruzzese è molto vecchia, di rivedere i propri cari. Questo è un fattore di grande sofferenza mentale. A chi è in sofferenza l'esperto consiglia di rivolgersi a professionisti, che siano medici di famiglia o centri di salute mentale, chiedere aiuto, insomma, prima di addentrarsi nell'insidioso campo della psicofarmacologia. Per evitare di fare uso o abuso di psicofarmaci, perché non è questa la risposta più adatta. La risposta più adatta spesso è il rapporto, la comunicazione ed il rapporto interpersonale. Resta un rebus l'arrivo delle dosi del vaccino anti-influenzale che mancano all'appello per concludere la campagna 2020. Manca il 40% del fabbisogno. I medici di base chiedono di fare presto, prima di Natale. Alfredo Primante. Mentre sarebbero in arrivo circa 20.000 dosi del vaccino anti-influenzale, solo una piccola parte del fabbisogno residuo in Abruzzo, che è di circa 160.000 dosi, i medici di famiglia tuonano contro la regione e si dicono pronti a non ritirare le dosi a loro destinate, circa una quindicina a testa, perché dicono non si riuscirebbe mai a soddisfare tutte le richieste aumentate per di più in questo periodo di pandemia, anche in seguito alla comunicazione rispetto all'importanza di prevenire l'influenza stagionale per evitare di ingolfare ulteriormente il sistema sanitario. I rappresentanti dei medici dicono che le dosi per ciascun professionista dovrebbero essere almeno un centinaio e soprattutto ce ne sarebbe bisogno immediato, perché dopo Natale potrebbe essere già troppo tardi. Questa mattina in Regione Abruzzo se ne è discusso in commissione di vigilanza, dove l'opposizione, con il PD Silvio Paolucci, continua a rappresentare la gravità del disservizio che si è creato. Non abbiamo avuto la principale risposta rispetto alle nostre richieste, ovvero se e quando si farà il completamento della campagna per la vaccinazione dell'influenza in questa regione. Non ci è stato detto nulla a tal proposito, né le dosi in arrivo, né con quale tempistica, né quando cittadini e operatori sanitari avranno a disposizione per la comunità degli abruzzesi le dosi vaccinali per l'influenza. È davvero molto grave quello che è avvenuto in questa regione, perché siamo penultimi in Italia in proporzione al fabbisogno, cioè fatto 405.000 il numero di dosi da acquisire, noi ne abbiamo distribuite soltanto 250.000. Sappiamo che quest'anno, quello del Covid, l'anno della pandemia, vaccinarsi contro l'influenza era ed è uno strumento assolutamente utile. Sciopero nazionale oggi dei lavoratori della pubblica amministrazione che hanno manifestato a Pescara nei pressi della prefettura. I lavoratori chiedono il rinnovo del contratto, assunzioni e sicurezza sui posti di lavoro. Paolo Renzetti. Anche in Abruzzo oggi c'è stato lo sciopero dei dipendenti pubblici aderenti ai sindacati CGL e CISL e UIL per protestare contro il mancato rinnovo del contratto, le mancate assunzioni e le poche risorse messe in campo dal governo nazionale per la pubblica amministrazione. In Abruzzo particolari problemi e carenze interessano il settore della sanità. Questa mattina manifestazione a Pescara nei pressi della prefettura. Noi pensiamo che un paese, il nostro
Paese deve scegliere oggi, in questa situazione d'emergenza, perciò oggi lo sciopero, che valore noi diamo al pubblico, qual è il perimetro pubblico. Quindi noi abbiamo detto che questo è uno sciopero per il Paese, certamente anche per rinnovare il contratto dei pubblici dipendenti, ma non solo, assumere, mancheranno nel biennio 21-22 500.000 dipendenti pubblici. Quello che CGIL e CISL e UIL chiedono in buona sostanza è innanzitutto assunzioni e soprattutto di rivedere e di rimodernare la pubblica amministrazione con l'immissione in servizio di circa 500.000 lavoratrici, ovviamente lavoratori giovani, per stare al passo con i tempi. Oltre a questo chiediamo la stabilizzazione dei precari storici della pubblica amministrazione. Non dimentichiamo che in questo periodo di pandemia presso i presidi ospedalieri i lavoratori atipici, i co-co-co, le partite IVE hanno dato il giusto apporto per la collettività. In questo momento noi dobbiamo capire che la pubblica amministrazione sta vivendo un dramma dovuto anche al fatto che basta pensare che sono andati in pensione oltre 250.000 lavoratori e altri 150.000 li seguiranno nel prossimo anno. Abbiamo situazioni di 350.000 precari che non sono stati assunti, solo 60.000 nella sanità, e sappiamo quanto nella sanità in questo momento occorrerebbero medici, infermieri e quant'altro che possano supportare questa grave pandemia. Il momento è grave e quindi lo sciopero nostro è per il Paese. Andiamo ora a Chieti, ancora polemiche sulla indennità dei consiglieri comunali. Attacchi arrivano dall'opposizione al sindaco Ferrara, che è pronto a portare in consiglio una delibera per fare chiarezza. Tornano a soffiare i venti della polemica a Chieti sulle indennità dei consiglieri e degli assessori. Dopo aver nuovamente spiegato che il ricavato del taglio delle stesse indennità andrà in un fondo, il sindaco del capoluogo teatino Diego Ferrara ha già aperto un conto corrente ed è ora pronto a mettere nero su bianco il tutto in una delibera che verrà presentata in consiglio comunale. Non ho fatto altro che ribadire la posizione mia e della giunta, ovvero sia che la prima delibera riguardante i nostri emolumenti, c'era stata una leggerezza nella delibera per la quale noi avevamo deciso di devolvere il 7% a un fondo di beneficenza, però non l'avevamo scritta esplicitamente sulla delibera. Poi ho detto agli assessori che avremmo a breve fatto una nuova delibera che metteva a posto tutto e sanciva definitivamente la destinazione di questo 7%, e quindi pensavo e penso che tutte le polemiche avrebbero potuto finire lì, insomma, e spero che finiscano qui. È pronto a mettere nero su bianco quello che ha detto poi? Ma assolutamente sì, siamo tutti concordi nel farlo, assolutamente. Il liceo Marconi di via Marino da Caramanico a Pescara verrà demolito per il 50% e poi ovviamente ricostruito, lo ha annunciato il presidente della provincia Antonio Zaffieri. Demolizione e ricostruzione del 50% attualmente, perché facciamo in due lotti che dobbiamo dare un minimo di continuità alle attività scolastiche, quindi adesso si interverrà per 8 milioni e 30 mila euro all'incirca per il primo lotto, poi il secondo lotto successivamente per la totale demolizione e ricostruzione. Come mai si è arrivati a questa decisione, Presidente? No, non è che si è arrivata a una decisione, noi avevamo un importo da parte della Regione Abruzzo tramite il MIUR per l'adeguamento sismico, però poi in fase di progettazione, ringrazio i progettisti perché sono stati molto attenti nel fare le valutazioni, siamo arrivati alla conclusione che non era sufficiente l'adeguamento, perché comunque non rimaneva e non è una scuola oggi funzionale per le esigenze attuali, perché non è stata concepita oggi ma 40 anni, 50 anni fa. E allora si è arrivata alla soluzione della demolizione e ricostruzione, perché si arriva ad avere una scuola funzionale
per le esigenze attuali del liceo linguistico Marconi, che è una delle scuole più grandi di Pescara con 1500 alunni ed è molto molto importante. Il 17 scadrà l'appalto, però entro il 31-12 contiamo di assegnare al vincitore della gara e poi anno nuovo partiranno i lavori. Abruzzo ricco di storia, proseguono i ritrovamenti di epoca romana e medievale a Chieti in piazza San Giustino durante i lavori di ristrutturazione e riqualificazione dell'area. Dottoressa, cosa è venuto fuori dai lavori di riqualificazione di piazza San Giustino? Finora sono venute fuori strutture di epoca medievale, rasate, tutte allo stesso livello, per permettere la realizzazione della piazza. Abbiamo trovato tantissimi indizi, ma sappiamo che Chieti, la Theater di età romana, arrivava fino a Collegallo, quindi a Piazza Grande, e sappiamo che sotto le strutture medievali ci sono strutture di età romana. In che stato però siano e se sia opportuno valorizzarle non sappiamo, non le abbiamo viste, però ci sono, vanno tutelate insieme a tutto il resto, ma va tutelata anche l'idea di città e l'idea di città prevede che lì ci sia una piazza. Chieti ha messo 20 secoli, ha messo 2000 anni a realizzare una piazza lì davanti San Giustino. La documentazione delle fasi precedenti deve essere disponibile, conosciuta, divulgata, ma la piazza tornerà ad essere una piazza. I lavori archeologici possono proseguire sempre, fino al centro della terra naturalmente. In questo caso si è trattato di un intervento di archeologia preventiva, cioè preventiva ad un lavoro già progettato. Serve l'archeologia preventiva a fare in modo che le strutture preesistenti non siano danneggiate dai lavori che si vanno ad attuare e quindi un atteggiamento di tutela, naturalmente la tutela per non essere asfittica, cioè limitarsi solo alla conservazione, deve essere anche attiva, partecipata, è un atto di conoscenza e quindi la conoscenza proviene dalle attività di scavo che si fanno. Naturalmente la piazza tornerà ad essere una piazza, a meno che non ci siano scoperte tali da portare a rivedere il progetto, ma finora quello che abbiamo visto è la storia di Chieti, ma la storia di Chieti può essere conosciuta in un altro modo, con una documentazione disponibile alla popolazione. Andiamo a Teramo, un momento emozionante quello dell'accensione delle luci di Natale in centro, un gesto questo carico di speranza per i teramani che con pochi hanno assistito all'evento. Per Capodanno il Comune progetta di realizzare spettacoli da diffondere in streaming con artisti importanti. Tania Bonici Castelli. Teramo si accende alla speranza con le luminarie di Natale, un addobbo elegante e festoso, curato dagli architetti Marco e Mara Lucchese, illuminerà la città fino all'Epifania, una tradizione accolta dai cittadini come segno di ottimismo e vitalità. La città si è accesa, ma che Natale ci aspetta? Noi non potevamo non accendere queste luci quest'anno, proprio quest'anno, nell'anno magari più difficile della nostra amministrazione, quindi un Natale teramano che ha come titolo Accendiamo la speranza. Abbiamo utilizzato un termine al plurale, accendiamo proprio perché desideriamo mandare un messaggio a tutta la comunità teramana dicendo che ognuno può fare la propria parte e la deve fare in fondo. Sicuramente un Natale dove venire incontro alle necessità delle persone che sono più in difficoltà per via dell'emergenza sanitaria e per i problemi economici che ne derivano. Sicuramente un invito a tutti i cittadini a scegliere le attività commerciali del nostro territorio, che sono quelle che anche sentono di più sulle proprie spalle il peso delle restrizioni della pandemia. È una continua sollecitazione a rispettare tutte le misure di sicurezza, perché questo è uno dei più grandi regali che ci possiamo fare in questo periodo di Natale. Noi dobbiamo continuare a rendere attrattiva ed accendere la luce della speranza sulla città di Teramo, perché è chiaro che nei momenti più difficili una comunità coesa può fare comunque la differenza e noi dobbiamo invitare tutti i nostri cittadini a fare questo. Intanto la prefettura di Teramo apre alle visite ai cittadini. In questi giorni di festa l'intenzione è quella di restituire alla vista della città scorci del cortile interno del Palazzo di Governo edificato nel 1840.
E per Capodanno il Comune non si fa trovare impreparato. Ci saranno 3 importanti eventi in streaming con artisti locali e non che ci accompagneranno verso il 2021, verso l'anno che verrà. E ora lo sport, parliamo di calcio, seduta pomeridiana per il Pescara che sabato alle 16 riceverà il Vicenza. Tra i biancorossi mancherà il difensore Brusca Gin, nel Pescara da valutare le condizioni di Busellato. Sarà una partita speciale per l'ex attaccante del Pescara Massimo Margiotta, ora responsabile del settore giovanile del Pescara. Margiotta infatti ha debuttato tra i pro a Pescara e poi ha trascorso diverse stagioni a Vicenza. Ne ha parlato lunedì scorso a Replay. A parte le presenze in prima squadra, cioè comunque ho fatto gran parte del settore giovanile, dai giovanissimi fino alla primavera l'ho fatto a Pescara e ho fatto tutto un percorso, sono stato tanti anni, 8 anni a Pescara e diciamo che lì è stato il mio inizio. Sicuramente Pescara insieme a Vicenza sono quelle città che comunque mi hanno lasciato tanto, perché comunque l'esordio nei professionisti a Pescara, la prima presenza, il primo gol proprio a Verona, perché proprio il mio primo gol lo feci proprio a Verona, un 5-2 Hellas Pescara. E poi Vicenza, a parte il fatto che comunque ci ho fatto tanti anni da giocatore, ci ho fatto tanti anni da il responsabile del settore giovanile, poi qui mi sono costruito una famiglia con mia moglie, dove è nata mia figlia, per questo diciamo sono le città per me molto rappresentative, molto importanti. Le critiche che ricevevo io, che riceveva De Santis, ma che hanno ricevuto anche altri ragazzi, quello secondo me poi alla fine aiuta anche a crescere, cioè a far capire subito in fretta quello che è il calcio vero, quello che non è più il calcio da settore giovanile. Per questo anche quello ti aiuta e ci ha aiutato a crescere e poi comunque ci ha aiutato a fare le carriere che comunque abbiamo fatto. Il Vicenza si è subito adattato, ma ha un allenatore d'esperienza, per cui sotto quel punto di vista sicuramente non ci sono dubbi. Sicuramente è una squadra dove comunque è andata, non ha fatto grande rivoluzione, è andata a pescare giocatori utili alla categoria, ma soprattutto giocatori di esperienza, vedi Meggiorini. E devo dire che la classifica, per quello che loro in questo momento stanno esprimendo, sicuramente molte volte gli manca qualche punticino, però è una squadra compatta, solida, come comunque è la mentalità dell'allenatore. Anche se non è mai bello cambiare gli allenatori, però sicuramente in questo caso che c'è stato a Pescara, la cosa importante per la società e per la squadra è avere una reazione. Penso che questo il Pescara l'abbia dimostrato in una partita secondo me molto difficile, in una partita sentita e soprattutto fuori casa. Per questo è stato dato un segnale molto importante. E a proposito della prossima sfida dei biancazzurri, è bello ricordare che nel 77 è nato il gemellaggio ufficiale tra Pescara e Vicenza, tra i più longevi nella storia del calcio italiano. Gara speciale per Roberto Breda e Cristian Galano, entrambi ex del Match. Andrea Costantini. Uno dei gemellaggi più longevi in ambito calcistico. Non ci sarà il pubblico sabato allo stadio Adriatico Cornacchia e non sarà possibile spostarsi per i sostenitori vicentini per le limitazioni degli spostamenti dovuti alla pandemia, ma il legame tra tifosi biancazzurri e biancorossi resta saldo dall'ottobre del 77, cioè da oltre 43 anni. Un gemellaggio che ha resistito al tempo, ai successi e agli insuccessi, alle sfide sul campo, anche quando la posta in palio era molto alta, e che è stato anche rinnovato con particolari iniziative da parte dei club. Nell'agosto del 2016, in un amichevole precampionato disputato al Menti, le due squadre scesero in campo con i colori sociali dell'altra, il Pescara in biancorosso, il Vicenza in biancazzurro. Nel febbraio 2017 i giocatori del Pescara indossarono la divisa biancorossa in occasione del recupero di Serie A con la Fiorentina. Una partita che a livello ufficiale ritorna dopo quasi 5 anni, l'ultimo precedente è targato 12 febbraio 2016, quando l'Adriatico Cornacchia
che finì 1-1. Al gol di Signori rispose nel finale la Padula con una splendida rovesciata. Il bilancio tra Pescara e Vicenza è in sostanziale parità: 14 le vittorie pescaresi, 12 quelle vicentine, 19 i pareggi. All'Adriatico Cornacchia però i biancazzurri sono in chiaro vantaggio: 10 vittorie a fronte di 10 pareggi e 3 vittorie vicentine. L'ultima dei veneti è del novembre 99. La squadra di Edireia si impose di misura su quella di Galeone grazie a un gol di Viviani. L'ultima dei biancazzurri fu invece firmata dal rigore propiziato da Sansovini e trasformato da Memusciai nel finale. Era la semifinale playoff del 2015 che permise, anche grazie al 2-2 del ritorno, di andare in finale con il Bologna. In campionato bisogna tornare al 1 maggio 2012, quando il Pescara di Zeman marciava verso la Serie A e ne fece 6 a un Vicenza poi retrocesso. Sarà una gara speciale per Cristian Galano e Roberto Breda. Il neotecnico biancazzurro, reduce dall'esperienza di Reggio Calabria e Salerno, fu chiamato a Vicenza nella stagione 2012-2013, ma fu esonerato dopo la seconda giornata di ritorno, con la squadra al terzultimo posto e con appena 3 vittorie conseguite. Per Galano, una stagione e mezza in biancorosso con 56 presenze 9 reti, positiva alla prima 2015-2016 con Marino e poi Lerda in panchina, e Galano in campo nei 2 pareggi con il Pescara. Male la prima parte della seconda stagione, a gennaio il Robben delle Puglie fece ritorno a Bari. Serie C, ripresa odierna degli allenamenti per il Teramo con una doppia seduta. La squadra prepara il match contro la Turris, nel quale mancherà sicuramente Lasic e molto probabilmente anche Diakité. Per il difensore soprano è fondamentale tornare ad essere più attenti e concentrati per ritrovare la vittoria e il servizio. Penso che abbiamo fatto una buona partita, secondo me. E ovviamente abbiamo preso sul gol. Io nel primo tempo ho avuto dei problemi con le scarpe, e dopo il secondo tempo ho cambiato. E comunque tutto sommato mi sembra che abbiamo fatto una buona partita. Adesso è un momento dove diciamo manca la vittoria. E prendiamo gol troppo facilmente, dove a inizio anno non era così, anzi era il contrario, facciamo gol subito. E quindi dobbiamo alzare il livello di concentrazione, secondo me. Sì, forse siamo un po' calati fisicamente, ma comunque ci siamo. Cioè, dobbiamo alzare di più l'attenzione sulle piccole cose che ora subiamo e prendiamo gol subito. E invece a inizio anno non era così. Quindi dobbiamo, secondo me, più una cosa di testa che fisica. No, mi sto trovando bene. Forse in queste ultime due partite sono calato un po' fisicamente, però ci può stare durante l'anno. Arrivavamo da 3 partite consecutive e forse abbiamo subito un po' degli acciacchi, diciamo, che ci stiamo portando dietro. Però sto bene. Penso che durante un anno ci sono dei periodi così, e dobbiamo essere bravi noi a rimetterci subito come eravamo prima e pensare subito alla prossima partita, che è importante, a Torre del Greco contro la Turris. E dobbiamo pensare subito alla prossima partita, e concentrati, e dobbiamo mettere il massimo impegno. Adesso fuori casa è un periodo un po' così che stiamo subendo, e quindi dobbiamo partire subito forti e cercare di portare a casa la vittoria. E questa era l'ultima notizia. Tutti quanti i servizi che avete visto sono online su YouTube e sul nostro sito tv6.it. Il prossimo aggiornamento con l'informazione è questa sera alle ore 19. Grazie e un buon pomeriggio.